Niente, poi nacque l'unità spinale e Gabriella comunque negli ultimi anni, è morta 3 anni fa, negli ultimi anni della sua vita, cioè io mi ricordo sempre questa foto, fra l'altro l'abbiamo fatta con Beppe insieme, diceva: ma queste asine si fanno oppure no? Cosa vuol dire? Vuol dire che nell'invecchiamento e anche in relazione, diciamo, ai cambiamenti della patologia della lesione midollare che in questi anni ci sono e che riguardano spesso persone sempre un pochino più anziane, i bisogni sono cambiati e c'è la necessità di strutture, diciamo, di appoggio all'unità spinale che appunto a Firenze avremmo identificato con questo progetto che abbiamo chiamato proprio Casa Gabriella in ricordo proprio di Gabriella. Ma si può scorrere le slide, Antonio? Ecco. Quindi l'impegno, appunto, puoi andare avanti, tanto cerco un pochino di riassumere, insomma. Ecco, appunto, da che cosa nasce questo progetto? Dai bisogni, dalle necessità assistenziali delle persone con paratetraplegia, che inizialmente venga riabilitata e scorre pure, è un pochino più veloce tanto nell'unità spinale, ma i cui bisogni poi non sono completamente soddisfatti una volta raggiunto il livello di riabilitazione post acuto, non possono essere completamente soddisfatti senza un ulteriore servizio di supporto. Scorri pure. Ecco, quindi questo è quello che viene fatto nelle unità spinale, scorri, che cerca di raggiungere l'autonomia e l'indipendenza della persona con disabilità, vai pure avanti, che necessita di tutta la parte di rieducazione motoria. Questa è una parte che comunque nell'unità spinale già c'è, quindi non è quello che dovrebbe essere fatto il progetto Casa Gabriella, vai pure avanti, quindi l'idroterapia, tutto l'addestramento nelle palestre per l'uso della carrozzina. Ecco, invece questo si era visto anche proprio, anch'io prima che nascesse l'unità spinale ho partecipato al progetto per la regione nel 76, sono andata in Inghilterra, insomma, per vedere un po' quello che veniva fatto, la parte dello sport ha un ruolo fondamentale nella riabilitazione delle persone con lesione midollare, questa è una parte ancora molto carente nell'unità spinale di Firenze e il progetto Casa Gabriella includerebbe anche l'utilizzo degli spazi esterni, poi magari vi spieghiamo meglio dov'è questo spazio, degli spazi esterni proprio per lo sport. Vai pure avanti ancora. Ecco. Appunto la sport terapia. Allora, Casa Gabriella sarebbe noi quando abbiamo pensato a questo progetto siamo partiti da una struttura che è vicina all'unità spinale, che è di proprietà dell'INAIL, che fino a che Gabriella, diciamo, era viva, insomma, ci viveva con il marito in affitto, aveva questa struttura in affitto dall'INAIL. Ecco, l'INAIL se la vuole riprendere e noi pensiamo che lì invece sarebbe utile portare avanti il progetto che Gabriella sognava e che purtroppo non ha potuto veder realizzato prima di morire, che era proprio l'utilizzo degli spazi esterni per la riabilitazione sportiva legata all'unità di lesione midollare. Vai pure avanti. Ancora, tanto qui è tutta la parte, diciamo, dello sport terapia che penso, ora non voglio rubare tempo, insomma non è che siamo proprio a fare una... Ancora, vai pure. Ecco. Ecco, e invece legato all'unità spinale l'importanza di quello che è il follow up, cioè dopo, passata la fase acuta, i bisogni delle persone con lesione midollare. Vai pure avanti, Antonio. Ecco, perché anche la necessità di questo progetto? Perché sono in crescita le persone anziane che hanno lesione midollare, anche magari non traumatica, quindi l'affluenza anche all'unità spinale si è modificata e anche la gravità, perché c'è una sopravvivenza maggiore di persone con lesioni alte, lesioni cervicali alte, che ora sopravvivono e che prima no, che quindi però presentano bisogni
ulteriori di assistenza anche dopo la dimissione dall'ospedale. Vai avanti. Ecco, questa appunto è un pochino la slide che ricapitola un po' le modifiche, no? nel tempo, no? Che appunto persone con lesioni cervicali, l'età geriatrica, anche l'età pediatrica, bambini purtroppo con i tuffi o con altri anche incidenti stradali, insomma. Quindi il progetto Casa Gabriella nasce proprio dalle necessità assistenziali delle persone con paratetraplegia che vivono particolari condizioni, appunto quello che dicevo prima, di creare questi spazi riabilitativi legati all'unità spinale. Ecco, questo è il luogo fisico dove avremmo pensato la realizzazione di questo progetto. Oggi Gino Carpentiero porterà alcune copie del libro che ha curato la Giulia, di cui poi vi parla, che ha raccolto tutta la documentazione, diciamo, che Gabriella in questi anni aveva messo da parte, insomma, in tutta la sua storia di lotte per la realizzazione dell'autonomia e dei servizi per le persone con disabilità. E nel libro poi è specificato bene, insomma, in che cosa consiste il progetto. Quindi vai pure avanti. È un po' difficile parlare sulle slide che non si sono fatte, scusate, ma ecco, il progetto riguarderebbe appunto l'utilizzo degli spazi esterni per la sportterapia e la creazione, con la ristrutturazione della parte dell'immobile, di alcuni piccoli alloggi. Alloggi che avrebbero l'obiettivo di essere contigui all'unità spinale, quindi di poter usufruire dei servizi dell'unità spinale, però senza il ricovero delle persone, quindi oltretutto anche con uno sgravio della spesa sanitaria, no? Perché per i ricoveri, che magari persone non hanno necessità di stare proprio ricoverate, però che hanno necessità dei servizi dell'unità spinale. E quindi ci sarebbero previsti alcuni alloggi per le dimissioni, cioè persone che sono ricoverate e che provano quello che si chiama life bridge, il ponte per la vita, cioè che provano a passare magari il fine settimana lì e a vivere con i familiari, anche per riabituarsi un po' alla vita normale. E poi gli alloggi per le persone che invece magari a seguito di una complicazione, di una frattura, di piaghe da decubito, non necessitano di stare ricoverati, però necessitano di un'assistenza particolare e di essere seguiti per i bisogni dall'unità spinale contigua. Quindi, dato via tutto. Quindi il progetto prevederebbe questa. Sì? Sì, va bene, comunque tanto siamo. Prevederebbe la creazione di questa struttura. A che punto siamo con la realizzazione di questo progetto? A Firenze abbiamo fatto dei convegni, abbiamo fatto varie iniziative per portarla avanti, è stata approvata, poi ora magari aggiorna un pochino la Giulia a che punto siamo, diciamo, sono state messe in moto varie cose anche con le associazioni, però ancora siamo fermi, nel senso l'INAIL vuole riprendersi la struttura. Noi diciamo anche abbiamo scisso un po', no? Nel senso, noi vogliamo portare avanti il progetto in una struttura vicino all'unità spinale, abbiamo identificato quella. Poi vabbè, la regione può fare anche un'altra proposta, non è che per forza, però quella è quella veramente identificata come adatta. Ecco, no, sono quasi in fondo. Ecco qui il blocco. Sì, 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 mi dispiace, è un po' difficile perché appunto. Quindi il progetto Casa Gabriella prevede appunto, come si è detto, il centro sportivo, il centro per l'autonomia, questi appartamenti che anche domotici, nel senso che dovrebbero essere dotati di attrezzature proprio anche per l'autonomia nella vita quotidiana. E poi potrebbe essere chiaramente anche uno spazio, una struttura dove si fa anche un centro culturale, no? Del resto questa Casa Gabriella, la casa di Gabriella, e poi diverrebbe per noi Casa Gabriella, è stata più volte anche la sede di incontri anche di medicina democratica e di seminari e anche di riunioni, insomma.
Quindi quello ora, magari la Giulia aggiorna un po' tutti su a che punto siamo sul progetto, che purtroppo necessita ancora del sostegno di tutti, quindi anche di Medicina Democratica, della lotta, e purtroppo devo dire in questa fase anche le associazioni sono un pochino deboli, cioè chiaramente non è facile trovare persone come Gabriella che diciamo così, diciamo, energiche nella lotta da portare avanti dei progetti così, no? Ecco, e quindi diciamo si chiede un po' il sostegno di tutti. Ora Giulia aggiorna, e queste sono parole diciamo della Gabriella, perché lei ha scritto anche tante poesie e questa l'abbiamo messa come diciamo in suo ricordo. Ti lascio per memoria un sogno, per ricordo un canto, per lezione la pazienza, per gioco la vita, ti lascio e vi lascio il mio amore per tutti. Vi passo la parola a Giulia, che ha seguito, ha curato il libro che poi stasera portaci. Ma chi era Gabriella Bertini lo sapete meglio di me, l'avete conosciuta tanti anni fa, è stata tra le fondatrici di Medicina Democratica a Firenze. Quando lei nel 71 andò a Stoke Mandeville in Inghilterra a curarsi, realizzare anche in Italia una struttura come l'unità spinale sembrava impossibile, così come oggi ci sembra impossibile, nonostante siano anni che ci proviamo, a realizzare il progetto Casa Gabriella. Però lo riteniamo indispensabile. L'unità